Che si ripropone il protocollo che l'anno scorso abbiamo proposto in via sperimentale sotto la regia della prefettura, che vede insieme appunto prefettura, regione, sanità, sindacati, organizzazioni produttive, Caritas, Papa Giovanni e enti locali. È positiva l'ulteriore notizia che i comuni passano da 8 a 10, quindi voglio dire c'è un rafforzamento e una percezione della bontà del lavoro di squadra. In più l'incontro di oggi è legato al fatto che è importante comunicare che benché il sistema si stia organizzando, quest'anno le gelate di aprile determineranno un calo del fabbisogno di mano d'opera nella raccolta della frutta nei mesi di luglio e agosto. Quindi occorre anche lanciare la notizia alle tante persone che ogni anno arrivano in provincia di Cuneo, abbiamo visto, stiamo parlando di 12.000 lavoratori che arrivano in provincia di Cuneo, che nei mesi di luglio e agosto ragionevolmente ci sarà meno bisogno di mano d'opera. Grazie.